Salvatore è nato qui il 20 gennaio del 2007, in 32 settimane, ed è stato subito messo in incubatrice dove c'è stato per 4 mesi e mezzo. E l'esperienza che ho vissuto qua al Policlinico è stata bellissima, perché devo dire la verità, sono veramente degli angeli, i dottori e gli infermieri, la dottoressa Manzi e tutto il personale, c'è stato veramente vicino, perché sono persone speciali, e quindi abbiamo passato un bel po' della nostra vita qua, e infatti ogni anno ci ritorniamo per questa bella festa che fanno per questi bambini prematuri. Quest'anno è stato scelto Salvatore come simbolo della lotta che tanti bambini affrontano nascendo prima del tempo e che viene festeggiata al Policlinico con la Befana del 5 gennaio, quindi anch'essa prematura. La divisione di neonatologia e terapia intensiva neonatale della Federico II, diretta dal professor Raimondi, è il punto nascita più grande della Campania, con 2.402 nati, e nel reparto di terapia intensiva ospita più di 300 bambini l'anno, la maggior parte dei quali nati sotto il chilo e mezzo. Effettua inoltre 700 trasporti l'anno di neonati critici fra ospedali, come un 118 neonatale super specialistico, e segue i bambini dimessi con un programma di follow-up fino ai 3 anni di età. E l'iniziativa quest'anno si svolge nello stesso giorno in cui viene attivato il servizio Bimbulanza, che accompagnerà da casa a presidio sanitario i piccoli pazienti. Realizzato dall'associazione Teniamoci per Mano, è stato inaugurato all'ospedale Santo Bono Pausillipon ed è destinato anche a trasformarsi in una sorta di ludoteca. Questi bambini sono straordinari perché insieme alle loro famiglie hanno lottato, e chi lotta sa che cosa sono le salite impervie e come la vita sia una lotta, e voi siete da esempio per tanta gente che non sa nemmeno che cos'è la lotta e si lamenta ogni giorno. Quindi voi siete esempio di vita, esempio di vita, esempio dei veri valori.